ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Allora, ragazzi, oggi completo crew Xavix, ragazzi. Quindi adesso vi faccio vedere due o tre versioni che praticamente cambieranno solo la testa e vi do anche la scelta di sbizzarrirvi voi a fare la testa di questo completo un po' come volete. Io vi faccio vedere due o tre esempi, poi siete voi a decidere dall'esigenza che avete, se siete combattenti o siete solo dei fancazzisti che scambiano, va bene, raga? Quindi il primo è questo con il caschetto verde. In pochi magari lo potranno fare col caschetto, ma a me piace particolarmente. Dopodiché passiamo a quello con il cappuccio, ragazzi, che anche questo secondo me è veramente veramente bello. È un po' più complicato farlo, scrivetemi nei commenti se non ci riuscite, al massimo porterò un tutorial solo per fare la testa di questo outfit. Dopodiché, regà, possiamo passare a quello proprio da tryhard, tra virgolette, con le spalline invece che la cintura, ragazzi, e il caschetto termico. A questo punto possiamo passare al chill proprio, regà, classico cappello con bandana, e invece della cintura ho messo le spalline. Quindi, ragazzi, cintura o spalline lo lascio decidere a voi, e il casco o il cappuccio lo lascio decidere a voi. Quindi adesso ne smontiamo uno e iniziamo a fare il glitch tutorial del completo Xavix assieme, raga. Iniziamo con il tutto. Tanto per iniziare, raga, ci serviranno i jokers neri. E per farli vi lascio il link, raga, in descrizione, mi raccomando. Quindi una volta che abbiamo il jokers neri, vi siete scelti le scarpette, a me piacciono queste qua, ragazzi, luminose, e un paio di guanti neri, possiamo iniziare con il completo per fare la parte alta. Quindi, ragazzi, ci dirigiamo al casinò e entriamo all'interno, ragazzi. A questo punto andiamo nella parte alta del vestiario, ragazzi, andiamo su felpe e andiamo a indossare la numero 26, se non sbaglio. A questo punto, una volta indossata questa felpa, ragazzi, la 26, possiamo tranquillamente uscire dal casinò e andare da Ammunition, raga. A questo punto, una volta da Ammunition, andiamo, ragazzi, in questa parte, la parte sinistra, per andare sulle parti superiori dell'outfit. Andiamo in fondo dove ci sono botti da lavoro, ragazzi, e andiamo a mettere il mimetico pesca, fondamentale. Una volta che vi siete messi, ragazzi, il mimetico pesca, salvate il completo nel primo slot, mi raccomando, perché poi dovremo andare a mergiare o le spalline o la cintura. Se vedete ora il beige sotto, regà, fate finta di niente, perché tanto vi farò vedere come farlo, è rimasto buggato dal completo. Quindi a questo punto ci togliamo anche tutto dalla testa e salviamo il nostro completo. Una volta che abbiamo salvato, ragazzi, il nostro completo, andremo a indossarci la tuta da scienziato pazzo, come sempre, per andare a mergiare la maschera. Quindi, dominate un po', andiamo adesso dal cannocchiale, raga. Una volta il cannocchiale, ci dobbiamo buggare, raga, come sempre, correre verso il cannocchiale, schiacciare freccia a destra e tenere premuto il menu interazione, in modo che non ci dà l'animazione del cannocchiale. Può succedere delle volte che vi frizzate al cannocchiale, ragazzi, ma se vi frizzate non c'è problema, aprite il menu di pausa, andate o sul criminal o andate sull'abbonamento e si sbagherà la schermata frizzata. Quindi ci bugghiamo, ragazzi, al cannocchiale. E una volta che ci siamo buggati, andremo a selezionare il completo che sta nel primo slot, che io ho chiamato test, ragazzi. E una volta che ci allontaniamo, si immergerà la maschera dello scienziato pazzo sopra. Adesso dobbiamo andare a salvare il nostro completo da Ammunition, regà. Così quando andiamo a startare il lavoro da titano, siamo già pronti là dentro.
Quindi, regà, a sto punto, una volta salvato il completo, non ci resterà altro che schiacciare il menu di pausa, andare su online, andare su, ragazzi, attività via attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. In questa maniera andremo a buggare l'outfit per passare o il cinturone, se volete, o le spalline, se volete. Quindi, una volta che siete nella lobby del Titano, ragazzi, fate conferma impostazioni, gioca da solo e avviate il Titano. Una volta avviato, regà, non ci resta che girarci, schiacciare freccia a destra e salvare il completo sempre nel primo slot, così come si trova. Dopodiché, quando avete salvato il completo, semplicemente aprite il telefono. Se giocate da Xbox AXA, quittate l'attività. Se giocate da Play, X quadrato X e quittate l'attività. A questo punto, una volta che saremo spawnati in lobby, ragazzi, dobbiamo metterci il completo da dove vogliamo prendere o il cinturone o le spalline, ragazzi. Io ora vi farò vedere la versione con le spalline e mi indosserò il completo da racing, ma se voi volete farlo col cinturone, vi indosserete un completo che possedete già col cinturone, ragazzi. Questo lo lascio decidere a voi. A me piacciono entrambi e quindi ho deciso di farvelo scegliere. A sto punto, io, una volta che ho preso il completo da racing per passare le spalline, non mi resterà altro, regà, che avviare l'attività merge. Quindi online, start online, avvia attività, preferite, missioni, basso profilo, link in descrizione dell'attività merge, ragazzi. A questo punto, una volta spawnati nella lobby, fondamentale, dovremo andare a mettere completi salvati, perché se andiamo a startare con abbigliamento predefinito, ragazzi, non ci darà una beata minchia. Quindi, una volta che abbiamo messo completi salvati, facciamo entrare un nostro amico che ci dà una mano, ragazzi, e startiamo l'attività. Una volta la selezione del personaggio, clicchiamo una volta freccia a destra e ci darà il completo che stiamo creando, ragazzi. A questo punto andiamo a startare l'attività tranquillamente. Una volta, regà, che abbiamo avviato l'attività, non ci resterà altro che quittarla, quindi AXA se siete da Xbox, oppure se giocate da Play, regà, dovete cliccare X quadrato X. Quindi, a questo punto, una volta che siamo spawnati di nuovo in lobby, non ci resterà altro che recarci vicino al veicolo, più vicino a noi, ragazzi. Ovviamente deve essere un'auto, perché dobbiamo fare lo switch dello stile del CEO all'interno della macchina. Quindi diventate CEO, andate su organizzazione stile e fate uno switch a destra e uno a sinistra all'interno del veicolo, non fuori, ragazzi. Quindi salite sul veicolo, fate destra a sinistra e tornate su no. Quando scenderete dal veicolo e sbadabam, regà, avremo messo le spalline sull'outfit. Se invece eravamo entrati nell'attività merge con un completo che aveva la cintura, ragazzi, avremo passato il cinturone. Quindi, a sto punto, indovinate un po', andiamo a salvare il completo, regà. Andiamo dove preferite, regà, io preferisco fare tutto da Ammunition perché mi trovo bene per avviare le attività, sono già qua, è veramente comodo. Quindi andiamo sempre nel primo slot e salviamo il completo. Da adesso vi consiglio di doppiare l'outfit, ragazzi, quindi lo salviamo in un altro slot, ok, ragazzi, in modo da averlo due volte, ci servirà per fare poi la parte alta dell'outfit. Quindi, a questo punto, una volta salvato l'outfit un paio di volte, non ci resta altro che andare a mettere, regà, la parte alta dell'outfit. Quindi adesso, siccome io ero in una pubblica e non ho voglia di cambiare la lobby, regà, sono andato all'appartamento e ho continuato il glitch all'appartamento. Quindi ci bugghiamo al cannocchiale, che è la stessa cosa alla fine, ragazzi. E una volta che ci siamo buggati al cannocchiale, andiamo a decidere cosa metterci sopra, nella parte alta dell'outfit. Ora io vi velocizzo la clip. Qua ho messo semplicemente la maschera, gli occhiali, regà, con il casco termico.
Regà, qua non mi sto a soffermare più di tanto perché, come ho detto anche all'inizio, secondo me è una cosa anche un po' più soggettiva a seconda dell'esigenza che uno ha. Quindi, una volta fatto l'outfit e avete deciso cosa metterci nella testa, andiamo a salvarlo, come al solito, in tutti e due gli slot, sia nel primo, ragazzi, che nell'altro che avete deciso dove salvarlo. Così almeno abbiamo sempre un outfit salvato e possiamo lavorare sulla parte alta, sull'altro, senza perdere niente. A questo punto, raga, cosa ci manca? Ci manca il beige. Io sinceramente mi sono dimenticato di clippare, ragazzi, la parte del beige, quindi niente, raga. Io vi lascio in descrizione tutti i video, tutti i link che servono. Vi lascio in descrizione anche come fare il beige se non siete capaci a farlo. Ragazzi, è una gran cazzata, ci mettete veramente 10 secondi. Io spero che i miei video vi piacciono, raga. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbadabamme, raga. Al prossimo video. Buona visione.